Nel pennacchio bianco che si alza sulla Sistina la mattina del 21 giugno 1963, appena 18 giorni dopo la morte di Giovanni XXIII, i vaticanisti non cercano un vaticinio sul nome del successore del Papa Buono. Di fatto le loro previsioni verranno di lì a poco confermate. Piuttosto la domanda è: cosa farà il nuovo pastore universale? Proseguirà il concilio o no? L'uomo che sale al soglio papale con il nome di Paolo VI non ha dubbi. La Chiesa proseguirà il cammino di riforma cominciato 8 mesi prima col Vaticano II. A ricordare questo aspetto è Don Angelo Maffeis, presidente dell'Istituto Paolo VI di Concesio, città natale del pontefice bresciano. La sua è una delle tante testimonianze contenute nel DVD prodotto dal Centro Televisivo Vaticano in collaborazione col settimanale Famiglia Cristiana, in vista della beatificazione di colui che viene definito il Papa della modernità. La sua preoccupazione fondamentale sarà duplice: da una parte di mettere in condizione quell'assemblea di esprimersi con la massima libertà e al tempo stesso di creare le condizioni perché attorno ai documenti vi fosse un consenso moralmente unanime, così da creare le migliori condizioni anche per l'accoglienza, per la ricezione successiva. L'apertura al nuovo in Paolo VI viene da lontano e non interessa solo la dimensione religiosa. Si sviluppa, ricorda la studiosa di Papa Montini, Giselda Adornato, a contatto con gli stimoli che gli offre Milano, la città di cui dal 1954 è arcivescovo. Montini a questa città vuole proporre il perenne riformismo cristiano, dice lui, ossia la capacità dei credenti di vivere il Vangelo in rapporto con la modernità, guardando con sguardo critico ai difetti del progresso, ma insieme valorizzandone le potenzialità di bene. La sfida è quella di aggiornare la gloriosa tradizione cattolica ambrosiana con la realtà effettiva di una città in cui la metà degli abitanti non frequenta più le chiese. E nuovissima è anche la volontà di sottrarsi a quella stanzialità pontificia per cui è il mondo a venire a Roma dal Papa. Paolo VI decide di invertire la tendenza e il gesto che compie in Terra Santa nel primo viaggio apostolico dell'era moderna, il 5 gennaio del 64, è di una grandezza ispirata, un abbraccio che riavvicina l'Oriente e l'Occidente della cristianità dopo 900 anni di scisma. L'abbraccio tra Paolo VI e Atenagora a Gerusalemme nel 1964 è diventata un'icona del movimento ecumenico contemporaneo e della volontà che con il Concilio Vaticano II la Chiesa Cattolica ha manifestato di partecipare alla ricerca comune dell'unità.